comunisti sono spariti, solo per quello lì, perché loro hanno fatto cadere, specialmente Bertinotti e Giordano, hanno fatto cadere il governo Prodi e loro hanno meritato di andare a casa. Perché è caduto il fatto che sono cretini, perché non hanno aiutato gli operai, tutto lì. Beh, insomma, io non sono molto contenta, però vediamo, speriamo che venga fuori qualcosa di buono e che sia servito a qualcosa, basta. Non è stata colpa di Prodi, è derivata dalle divisioni politiche che c'erano all'interno del partito. Per una serie di motivi un po' dovuti alla scarso impegno della sinistra, un po' per carenza proprio di politici, secondo me, di personaggi politici, e mancato rispetto delle promesse fatte all'inizio, aver trascurato, diciamo, la parte operaia del popolo. Presidente, di questo governo io ne parlo bene in quanto c'è una valida opposizione, quindi penso che le cose miglioreranno di molto. Già Napoli hanno fatto una grande. Poi sarà sistemata la situazione di Napoli. Sono molto fiducioso perché non ha avuto un appoggio adeguato nella coalizione. Come si sa, dai vari Mastella, dai vari Bertinotti, eccetera. La Lega Nord è contraria a certo tipo di immigrazione clandestina. Sì, poi non. Il fatto che il Nord vuole essere un po' indipendente, ecco perché si sono appoggiati a Bossi per quell'oro lì, insomma, lì non si può dire neanche tante cose, insomma, ecco. Per l'aumentata criminalità, anche perché in Italia già esistono, già abbiamo abbastanza criminalità, quindi non abbiamo bisogno anche di importarne, e quindi anche perché manca la fiducia, manca l'organizzazione, la gente viene in Italia e non ha comunque possibilità di, non hanno casa, non hanno da mangiare, non sanno dove andare, vengono clandestinamente, per cui non. Non ci aiuta, ecco, neanche il loro comportamento. Ho grande stima in Veltroni, una persona splendida, forse se avesse preso prima il posto di Prodi non saremmo arrivati a questo punto. La gente non ha capito bene quello che è stato fatto in questi 2 anni, nonostante le critiche, ha dovuto risanare un bilancio a quanto pare allo sfascio. E si è reso impopolare sicuramente, e questo ha giocato a sfavore della sinistra.